24 tesissime ore. Una tempesta di neve senza precedenti in Scozia. Un virus letale che minaccia l'umanità intera. Questo è lo scenario contemporaneo e inquietante di Nel Bianco, che ben riecheggia le atmosfere mai dimenticate di un altro grande thriller di Ken Follett, Il terzo gemello. È la vigilia di Natale. In una cittadina non lontana da Glasgow, in un bianco scenario invernale trasfigurato dalla neve e dal ghiaccio, scatta l'allarme rosso in un elegante edificio vittoriano, sede del Oxenford Medical. Già qualcuno, nonostante i sofisticatissimi sistemi di sorveglianza, il laboratorio soprannominato per questo il Cremlino, è riuscito a sottrarre dall'aria protetta due dosi di un farmaco sperimentale, un antidoto di Madova 2, una pericolosissima variante del virus Ebola, su cui da tempo si stanno conducendo ricerche. Il Dipartimento della Difesa americano, che ha fatto grossi investimenti sul progetto, non nasconde la sua preoccupazione. E così pure Stanley Oxenford, lo scienziato proprietario del laboratorio, e Antonia Gallo, la sua affascinante collaboratrice responsabile della sicurezza. Nessuno di loro sa che questo è solo l'antefatto. Una nuova terribile urto verrà compiuto di lì a poche ore. Portare fuori dal laboratorio il virus significa una cosa sola: pericolo di contagio e morte per il mondo intero. Chi può volere una simile catastrofe? Riuscirà Tony Gallo, in una corsa contro il tempo, a recuperare la terribile fiala e a scongiurare il pericolo? Nel Bianco segna il grande ritorno di Ken Follett all'attualità e alle sue problematiche più scottanti.